The show. Ti sono piaciuti i due episodi di IIN, il nostro nascondino elettrico? Ne vuoi uno ancora più estremo, più epico e più bannabile? Su The Show Plus trovi IIN Plus, caccia all'uomo con taser. Clicca sul buono. Ti aspetto. In un mondo dove sembrano regnare le tenebre della menzogna e della falsità, solo una luce può illuminare le nostre coscienze, la luce degli onesti! Io onestamente non ci sto capendo un c***o con tutte queste zone colorate. La mascherina, mettiamola! Non per il virus, ma per la faccia alla pirla. Sono solo onesto. Anche da casa. Onestà scampanata! Pronto? Pronto, buongiorno. Parrocchia s***a. A Napoli, sì. Sì, buongiorno. Parlo con il parroco? Sono io, sì. Sì, buongiorno. Senta, io abito qui in via non ci siamo mai conosciuti. Però padre, io volevo parlare un attimo con lei. Posso essere del tutto onesto con lei? Sì, certo. Avete rotto il con ste di campane a tutte le ore del giorno. Io cerco di vivere una vita tranquilla, io lavoro di notte e non posso riposarmi per queste di campane che continuano a suonare. Io cosa c***o devo fare? Me lo dica lei, parroco, perché io non voglio trascendere e mi scuso in anticipo. Sono secoli che ci stanno le campane. E sono secoli che rompete tre quarti di m***o. Io costruisco vicino a una fabbrica che fa rumore. Sì, ma la fabbrica fa rumore, onestamente, le parlo onestamente, la fabbrica fa rumore perché produce qualcosa di utile. Le campane che suonano a che c***o servono, padre, che ci sono gli orologi sugli smartphone? È qualcosa di molto più importante di una fabbrica. Guardi, onestamente, o voi spegnete le campane o io vengo lì e le rovino tutte le funzioni. Vengo con due piatti e faccio don 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 mentre lei fa l'omelia. Sarebbe contento? No, ma non faccio, non siamo capiti. Quando ho detto no, non ci vado. Che ne devo dire? Mi dispiace, però non posso farci niente io. Onestà scudettata. Pronto, Milan Club di sì. Buongiorno, salve, sono Alessio, sono un giornalista di amicidelcalcio.it. Volevo fare una piccola domanda che stiamo facendo a tutti i Milan Club oggi sulla conquista da parte dello scudetto da parte dell'Inter di Milano e la lotta della Champions League. Come la stavate vivendo? Se secondo voi il club potrà conquistarsi un posto in Europa? Non ce la faremo, secondo me. E cosa pensa del fatto che l'Inter abbia vinto lo scudetto con tutte queste giornate d'anticipo? Ma sono contento per loro. Come maleducazione e arroganza stile Juventus. Ah, l'Inter diciamo è diventata un po'... Sì, no. Guardi, finisco perché giusto la conclusione dell'articolo. Io devo essere onesto con lei. Se posso, signore caro. Campioni d'Italia! Bravo. Scusi, no. No, no, sono interista io, era solo per prenderlo un po' per il c***o, sa com'è. Ma io sono contento per lei che è interista. Ma grazie, ma sono contentissimo anch'io. E come pensavate di aver vinto il campionato già a gennaio? Cioè... Io dal 73 che vado a San Siro a vedere. Male, ha perso... Buona festa, arrivederci. Grazie, allora io continuo a festeggiare, Salve. Come veniva argentino. Onestà, chi l'ha vista? Questa è la segreteria telefonica di chi l'ha visto. Lasciate un messaggio con il vostro nome, il numero di telefono e il motivo della chiamata. Vi richiameremo quanto prima. Grazie. Sì, buongiorno, sono Alessandro. Avrei una domanda. Grazie. Non so, vediamo se mi richiama. Sì, pronto? Salve Alessandro, sono... Siamo da chi l'ha visto, lei ci ha lasciato un messaggio in segreteria. Volevo chiedervi più che altro un'informazione. Ecco. In tutta onestà, io non capisco perché se una persona, diciamo, non vuole farsi trovare dalla sua famiglia, perché voi dovete rompergli i coglioni? Cioè... Allora, guardi, noi non perseguitiamo le persone che non vogliono farsi più ritrovare. Noi semplicemente rispondiamo ai familiari che si rivolgono a noi perché non hanno più notizie dei loro cari. Ma esistono dei casi, come il mio, in cui i miei genitori sono dei rompic***o, mi scuso per il francese. Quindi io onestamente mi sento un po' in pericolo per la vostra esistenza, perché magari un giorno mi gira che voglio andarmene e non voglio che loro sappiano dove sono. Cioè loro possono anche cercarmi. Mi faccia capire,
Lei quanti anni ha, mi perdoni Alessandro? 30 quest'anno. Sono anche grandicello, ma quelli pretendono ancora di insegnarmi come vivere. Allora, per questo che voglio andarmi. Cioè, devo rifarmi il letto, le sembra normale? Non scusi. Lascio un messaggio ai suoi genitori dicendo, per favore, desidero non essere cercato. Ho capito, ma perché io devo lasciare un messaggio? Cioè, voi non potete farvi c***i vostri e basta. Cioè, se io voglio andarmene senza farmi lasciare un messaggio. Onestamente. Ah, mi scusi, ha ragione. Le lascio fare il suo lavoro. Buona giornata, arrivederci, salve. Comunque era uno scherzo per una trasmissione di scherzi. Salutiamo gli amici di Chi l'ha visto, che seguiamo anche con una certa passione. Grazie per quello che fate. Però la domanda era legittima, cioè nel momento in cui uno vuole andarsene, lascia un messaggio, anche la risposta è stata intelligente. Bravi. Onestà matematica. Pronto? Pronto, prof... Sì? Alessio Stigliano, si ricorda? Era un suo ex alunno. Sì. Attenzione, la prof non può ricordare Alessio Stigliano, non essendo mai stato un suo alunno. Il numero di telefono, infatti, ci è stato passato su Instagram da un nostro follower che è stato realmente un alunno della prof e che ci assicura di non avere mai avuto in classe un compagno che si chiamasse Alessio Stigliano. Quante probabilità ci sono che la prof abbia avuto, negli anni, un Alessio Stigliano sul registro? E quante sono, invece, le probabilità che l'insegnamento sia un lavoro usurante a L. da arrivare a ricordare nomi di persone mai incontrate ed eventi mai accaduti? Con tutta onestà, non siamo qui per rispondere a questi quesiti. Dimmi tutto. Voglio essere onesto con lei. Dimmi tutto. Ma io dopo tanti anni non ho ancora capito che cazzo serviva studiare la matematica con le lettere. Non ti è servita molto da quello che mi sembra di capire. Ma le giuro che non mi è mai successo che mi chiedessero, guarda, risolvimi un'equazione di secondo grado, mai. Dipende dalla facoltà che hai preso. Ma prof, adesso siamo onesti. Lei godeva nel vederci impazzire di fronte a una derivata, vero? Godeva nel vederci piangere, studiare a vuoto. Dica la verità, sia onesta me. No, questo non mi è mai successo. Però prof, allora deve essere onesta su una cosa. Mi devi togliere questo sassolino che ho nella scarpa da tantissimi anni. Si ricorda Alessandro Tenace? No, questo proprio non me lo ricordo. Ma era il suo cocco, prof. Era il suo cocco. Ma sei sicuro? Sembra, ma non è vero. Ma certo, a me onestamente sono sempre stati tutti uguali sino all'ultimo giorno del mio insegnamento. Ma no, ma quando le interrogava le chiedeva le cose semplicissime, invece arriviamo a noi, tac. Deve essere onesta, io le stavo sui coi, le stavo sui coi, prof. Onestà sto cazzata. Buongiorno signor. Con chi parlo? Ma guardi, onestamente io l'avevo chiamata più che altro perché quando lei avrebbe detto con chi parlo io avrei risposto con sto c***o. Ha presente lo scherzo molto divertente? Molto divertente, sì. Solo che siccome sono onesto, sono in un periodo di massima onestà, ho voluto invece dirglielo. Ok, bene. Grazie, arrivederci. Ma grazie a lei, buona giornata. Ma non può finire così. A few minutes later. Sì, buongiorno signor. Sì, mi dica. L'hanno già consegnato? Cosa? Sto c***o! Va bene, molto simpatico. Mi scusi, è che prima sono stato onesto, ma ora ci sono riuscito. No, veramente, chiedo perdono, non sono riuscito a trattenermi. Quanti ne stai facendo di scherzi così? Tanto per capire. Questo è il primo, perché solitamente gli altri mi avevano mandato a quel paese dopo che gli avevo spiegato la questione dell'onestà. Comunque apprezzo, dai. Allora, guarda, visto che sei così gentile, mi chiedi un altro, anche ancora un chi? Così, onestamente. Pronto? Con chi parlo? Con sto c***o! Grande, ok, questo è venuto bene. È venuto da Dio, grazie mille. Onestà scudettata e ribadita. Sì, buongiorno, salve, Milan Club di... Sì? Sì, salve, io piacere, sono Alessio. Sono interista, ma volevo comunque congratularmi con voi per il campionato. È stata una bella battaglia e quindi... No, penso che sia da lavoro, quindi... Ah, sì, allora faccio in fretta perché volevo solo essere onesto. Pioli's on fire! Na-na-na-na-na-na! Merda, avete perso! Sono solo onesto, scusami, pensavate di vincere. No. 15 vasi con sotto 3 cactus. Chi pescherà il cactus affronterà migliaia di spine. Con questa sfida si potrebbero comunque fare del male. Una
sfida adrenalinica al limite dell'umano. I The Show, a distanza di anni, ne usciranno incolmi. Tu lo sai perché non ho paura? Siete pronti al ritorno del dolore fisico? Dire che non sono tranquillo mi sembra una cosa scontata. Su The Show Plus. Che brividino! Perché l'hai fatto malissimo rispetto a lui. Scusate, mi sono ficcato 300 miliardi di spine lanciandomi un trampolino e adesso mi rompete il cazzo. Mi sono lanciato male. Comunque, guarda, in realtà siamo una trasmissione di scherzi. Stiamo registrando degli scherzi telefonici. Ciao, piacere. Ci chiamiamo The Show, non so se hai mai visto, abbiamo un canale online. Ah, ma certo, madonna! Ah, grande! Prof, allora devo essere onesto con lei fino alla fine, non l'ho mai conosciuta, però conosco molto bene i ragazzi della quinta CS. Ah, la quinta, l'ultima quinta che ho avuto, cioè sì, non sì. Ho avuto perché me ne sono andato in pensione. Beata lei. Se devo essere onesto fino in fondo con lei, padre, questo è un nuovo episodio degli onesti. Cos'è il episodio degli onesti? Non ho capito. È uno scherzo telefonico, i suoi... Ragazzi, anche questo episodio degli onesti al telefono è finito. Se ne volete un altro, magari per strada, visto che adesso la questione zone gialle, rosse e arancioni sta andando risolvendosi, lasciate un like, perché a 150.000 like torneranno gli onesti, quelli veri, per strada, che le onestà le dicono in faccia. Onestamente, permettetemi anche di ricordarvi che c'è la Cactus Roulette disponibile per tutti gli abbonati del Show Plus Plus, il ritorno del dolore fisico. Onestamente capisco anche che magari alcuni di voi si siano rotti i maroni di sentircelo ripetere continuamente, ma c'è qualcuno che magari non lo sa e vive senza aver visto quel video che trovate qui sotto. Seguiteci anche su Instagram invece per parlare di cose belle. Qui il profilo di The Show, qui i nostri profili. Commentate, signori, qui sotto scrivendo in quale città vorreste vederci onesti. Siamo stati chiusi in casa per più di un anno e mezzo, adesso vogliamo espandere la nostra onestà e farla uscire dai confini milanesi. Roma, sapete l'amore che ho per i romani? Potrebbe essere un video che mi viene quasi spontaneo, dove non devo nemmeno recitare, quindi... Scrivetevi sotto Roma, Palermo, Napoli, quello che volete, scrivete. E iscrivetevi al nostro canale cliccando qui in alto per non perdervi nessun video. E poi se volete vedere The Show Plus, quindi grandi produzioni come la Cactus Roulette, Ian Plus, Caccia l'uomo con Taser, insomma cose che qua su YouTube non possiamo mostrare perché verrebbero censurate dopo un secondo, abbonatevi qua.